Quali sono le finalità di questo progetto? Allora, questo progetto si nomina Progetto Sordità ed è un service nazionale permanente del Lions Club, di cui io mi onoro di far parte e in questo caso sono referente distrettuale per la terza circoscrizione di cui fa parte appunto questa città di Andria. Il progetto ha la finalità di sensibilizzare e di prevenire, come abbiamo già detto, e si svolge su scala nazionale in modo tale da poter coinvolgere anche più fasce d'età. In questo caso ci siamo focalizzati sull'età evolutiva. Volevo precisare che i nostri interventi sono interventi di screening e non dal punto di vista diagnostico immediato. Quindi noi evidenziamo soltanto il problema, lo comunichiamo in questo caso alle famiglie, ai genitori, con l'indicazione di eventuali approfondimenti diagnostici e saranno poi loro a consultare gli specialisti per portare a termine appunto una diagnosi di precisione. Perché è importante, ecco, sottoporre i bambini di questa fascia di età a questo tipo di test? Allora, precisiamo che il test convenzionale che noi eseguiamo è possibile eseguirlo correttamente dai 6 anni, ma per avere risposte attendibili la fascia di età privilegiata è proprio quella di 8 anni. L'età evolutiva è una fascia importante in cui le problematiche che noi rileviamo possono essere ancora nell'ottica appunto di un difetto di tale sistema corrette. E questo ci permette di arginare altre problematiche che conseguono a un deficit uditivo. Innanzitutto quella della socializzazione, della partecipazione del bambino sia alle attività scolastiche che alle attività relazionali e sociali e anche a livello psico-comportamentale. Quindi quanto è importante fare prevenzione nelle scuole? E per noi è fondamentale, è un service nazionale che portiamo avanti oramai da molti anni e che riscontriamo un grande successo, specialmente nei genitori, quali poi vengono allertati nel caso ci sono delle lievi disfunzioni sostanzialmente, però in alcuni casi i problemi possono essere anche leggermente più importanti, che se presi in tempo possono portare anche diciamo, ad un miglioramento e ad una soluzione. E noi Lions oramai sono anni che facciamo questi screening e non solo quello uditivo, entriamo anche con altri screening importanti, per esempio la vista o anche degli altri. Quindi si crea una sorta di sinergia tra la scuola e i progetti messi a punto, dai Lions. Certamente, non solo si crea questa sinergia con la scuola, ma noi interagiamo molto con il territorio, perché oltre a questi screening facciamo anche quello per il diabete, lo facciamo pubblicamente, lo facciamo in piazza, sempre con dei professionisti, con dei medici, liberamente, e in molti casi sono venuti fuori anche delle forme di diabete, anche se lievi, in alcune persone che non sapevano. Ora è chiaro che anche quella malattia è estremamente insidiosa e che può essere risolta in un certo modo se viene presa per tempo. Quindi, è come dire, la nostra presenza sul territorio è importante ed è capillare. Riscontriamo sicuramente le istituzioni come le scuole, ma anche i grossi studi medici, anche le stesse strutture della ASL che ci sono vicino e ci confortano con il loro ausilio e la loro, come devo dire, importanza. Qual è il ruolo della scuola in questo ambito? La tutela della salute è un valore imprescindibile. La scuola ha l'obbligo di promuovere il benessere e soprattutto dei corretti stili di vita. Questa azione è un'azione continuativa, infatti ci sono dei progetti curriculari strutturati all'interno del piano dell'offerta formativa scolastica che prevedono proprio dei percorsi di promozione della salute. Salute non più intesa come assenza di malattia, ma come benessere.
I bambini devono da piccoli essere educati a proteggere la propria salute. Cosa fare per aiutare bambini con problemi di udito? Mille sono le iniziative che comunque poi non spettano alla scuola, ma oltre che la diagnosi, tutto il percorso, chiaramente investendo l'area della salute e quindi coperta da privacy, deve essere curata dalla famiglia. Ma la famiglia, nel momento in cui individua delle problematiche, avrà sempre come supporto la scuola e tutti i docenti, che sono formati anche per mettere in atto delle strategie educative, sia dispensative, che compensative, che appunto, vadano a promuovere il miglior apprendimento da parte di tutti i bambini.